Ciao ragazze, come state? Benvenuti al mio canale italiano. Oggi facciamo questo piccolo video haul dove vi mostrerò quello che ho acquistato questo mese e vi posso anche dare il mio parere di quello che ho usato già. Così che iniziamo con Pupa. Sono sicura che anche voi avete approfittato questo coupon come l'ho fatto io. Così che iniziamo con questi smalti. Come vedete ho acquistato questo che è un colore rosa, il numero è 36 della Pupa, e questo che porto, e vi posso dire che sono abbastanza buoni, l'ho usato già e mi ha durato più o meno una settimana, e l'effetto ovviamente sì, c'ha questo effetto gel che possiamo usare senza la lampada. Poi ho acquistato questo altro, questo è il numero 12. E questo è normale che abbiamo bisogno di fare due passate perché è un colore naturale e ovviamente se tu fai solo una passata non è tanto coprente, così che comunque la qualità è buona di questi due. Già che c'ero lì ho acquistato questo cream and shadow della linea Bump, ovviamente di Pupa, e come vedete c'ha dei piccoli brillantini che fanno questo effetto metallizzato che ovviamente questo che porto adesso sulla palpebra mobile, e mi è piaciuto molto anche il colore, è molto molto bello, che vi posso dire, vi lo raccomando questo pure. E passando un attimo a un'altra marca, ho acquistato questo bronzer della marca Dival, questo che si chiama Mamma Mamma, questo qua. E viene in questa scatola che è di plastica, però è molto bello il disegno perché vedete che qua c'è una ragazza un poco hawaiana, e allora si apre così, e questo qua, questo prodotto c'è una calamita che ovviamente è più facile di chiudere o di aprire, e qua vediamo che c'è un piccolo specchio qua sopra, e qua sotto viene c'è questo bronzer che è molto coprente abbastanza. Una cosa che mi è piaciuto di questo bronzer è che non c'ha nessun brillantino, così che lo possiamo usare tranquillissimamente anche di giorno, pure di sera ovviamente. Nel mio caso io lo uso per definire il contorno del viso, così che vi lo raccomando pure, non è così troppo pesante, molto leggero, mi è piaciuto tanto. E questo che porto adesso è bello. Questo pure è bello, anche di questa linea, di questa marca ho visto tante altre cosmetici come sono delle ombretti che sono bellissime, quello ancora non l'ho usato, almeno questo è buono, questo l'ho acquistato in la profumeria La Gardenia e ho pagato 15 euro per questo, però vale la pena, ne manco costa tantissimo, questo è buono. Poi ho anche acquistato queste due scatole che vengono qua dentro due smalti che sono della marca Deborah. Veramente ragazze, questo l'ho acquistato perché l'ho visto che stava offerta e stavano 2 euro ogni scatola, per quello l'ho acquistato, ho detto vabbè, possiamo provare come va questo. E poi ho letto che qua, ho visto più che altro che di questa parte sta un piccolo disegno, diversi disegni di quello che si può fare con questo smalto, no? di qua, ho detto va bene, vediamo com'è, e risulta che qua dentro vengono ovviamente due smalti, vi lo faccio vedere, vengono così, questo trasparente e questo altro di colore. Allora qua dietro ci sono i consigli di uso che dice che tu devi applicare questo smalto trasparente come una base, dopo applichi questo altro, questo di colore, e alla fine un'altra volta devi applicare questo. E qua dice che fa un effetto di magia e appare nail art. Allora risulta che tu metti questo, dopo metti questo, e alla fine che tu metti questo, che diciamo l'effetto magia, con questo tu devi fare un disegno e l'effetto magia è questo qua, cioè qua ovviamente questo dove tu metti questo smalto trasparente diventa più scuro di questo normale che è più opaco, diciamo, e questo è l'effetto magia.
così che non mi è sembrato niente di speciale. Meno male l'ho pagato 2 euro perché prima costava 6 euro e veramente che non è una cosa che ne valsa la pena comprare per quello che dice qua. Un'altra cosa che ho acquistato sempre di smalti è questo della Kiko, che è un French, un manicura French, e questo sì mi è piaciuto. A parte il colore che è bianco, c'ha un pennello sottile, è un po' usato già, e questo il pennello che è sottile, e questo ti permette ovviamente fare un disegno più definito o più sottile, no? Come vi ho detto prima. È molto carino, non avete bisogno di comprare un altro pennello perché già viene tutto in uno e ne manco costa tanto. Questo mi sa che l'ho pagato 2 euro massimo, non me lo ricordo bene, però non è tanto, non costa tanto questo. Ragazzi, come potete vedere, sono un amante delle candele, così che sono andata da Ikea a farmi un giro e mi sono trovata davanti queste bellissime candele. Ho detto oddio, lo voglio. A parte l'aroma è bellissimo, è di rose, a me piacciono le rose ovviamente, e vengono così in questo pacco di 3 candele. Non c'è una perché già l'ho acceso qua dietro. E allora vi faccio vedere come viene qua. Viene in questa scatola di plastica trasparente e viene così, che è questa. E come potete vedere vengono in un contenitore di ceramica che è tutto disegnato di rose, così molto vintage. E ovviamente mi è piaciuto molto, a parte dell'odore, che è buonissimo. E pure per decorare, non lo so, la vostra stanza come l'ho fatto io, o lo puoi mettere dentro il bagno quando ti fai un bel bagno rilassante, una cosa così. E sono andata più avanti e ho visto ovviamente queste candele, che immagino che già tutti voi conoscete, che sono buonissime, e ovviamente non mi resisto al comprarle perché l'odore è buono, e c'erano 36, perché ho preso già un pochino, e per queste candele ho pagato 2,50 euro, e per queste altre, che sono 3, ho pagato 3,50 euro per queste 3, che valgono la pena. E sempre vi faccio vedere quello che acquisto delle grandi catene, però questa volta vi farò vedere questa borsa che ho acquistato in un negozio qua vicino, che è un piccolo negozio ovviamente. Ho pagato 10 euro per queste, come vedete è molto bella, e hanno queste maniche colore dorato che fa un effetto molto elegante. Io preferisco comprare queste cose che sono di plastica, che non sono di pelle, perché mi fa, non so, mi dispiace che ammazzino degli animali per queste cose che sono banali. Così che l'ho acquistato 10 euro e immagino che anche voi potete farsi un giro in questi negozi piccoli dove potete trovare ancora un po' di saldi, come ho approfittato io. E bene ragazze, abbiamo finito questo piccolo video haul, spero che vi sia piaciuto. Mi potete anche lasciare il vostro commento qua sotto e mi puoi seguire in Facebook, Instagram, WordPress o Google Plus. E vi lascio un bacio e ci vediamo al prossimo video. Bye!